Buon pomeriggio da Bruxelles, in collegamento con noi l'onorevole Magdi Cristiano Allam, che ci ha gentilmente ospitato e ci ha invitato per questo convegno contro l'euro. Morire di euro? Punto di domanda. Speriamo di no. Onorevole Allam, buon pomeriggio. Grazie. Roberto, buon pomeriggio e grazie a te, grazie a Radio Padania di essere intervenuti a Bruxelles per seguire questo incontro che per la prima volta ha visto all'interno del Parlamento europeo tre prestigiosi economisti italiani che hanno sostenuto le ragioni del no all'euro. Ragioni del no all'euro che forse a 2 giorni da quel convegno sono ancora più forti, mi sembra di capire. Adesso qui necessita. Lei ha fatto un bellissimo lavoro, come un bellissimo lavoro ha fatto qualche giorno prima Matteo Salvini, che ha invitato i tre stessi economisti, Alberto Bagnai, Antonio Maria Rinaldi e Claudio Borghi a Milano. Ecco, tutti voi avete dato modo a questi economisti di parlare, di dare una relazione tecnica esaustiva su perché l'euro, su perché l'euro non faccia bene alla vita dei cittadini comuni e perché e come dall'euro si possa uscire. Per ora è necessaria una risposta politica, onorevole Adam. Come pensate di muovervi in questo modo? Io ritengo che dobbiamo promuovere in Italia un movimento che diffonda informazione corretta, che consenta agli italiani di capire quelli che sono gli elementi di fondo, a partire dalla realtà dell'euro, che è l'unica moneta al mondo che è stata di uno Stato, la realtà della Banca Centrale Europea, che ha avocato solo la proprietà giuridica della moneta, ma soprattutto la gestione della moneta concepita come semplice prevenzione dell'inflazione, senza operare come dovrebbe fare una banca centrale, cioè emettere moneta in quantità adeguata a rilanciare lo sviluppo ed essere prestatore di ultima istanza, che significa garantire il debito sovrano degli stati. E infine capire il meccanismo attraverso cui si forma il debito pubblico in modo forzoso nei confronti delle banche da parte dello Stato, che è costretto, per disporre delle risorse, a emettere titoli di debito, che sono i BOT e i CCT, con il risultato paradossale che lo Stato, per ripianare il debito, è costretto a fare nuovo debito, a contrarre nuovo debito. Conoscere questa realtà oggi è diventata una missione. Una missione che potrebbe anche arrivare a compimento se si formasse questo fronte politico trasversale che andasse in questa direzione, quindi contro l'euro, ma a tutela anche delle sovranità nazionali e del loro ripristino all'interno dei singoli parlamenti. Ecco, ma c'è possibilità di fare un fronte comune oppure ci sono dei punti di discordia, per esempio, anche con altre forze politiche? Allora, i punti di Lei stesso ne ha divergenza, parlato di questa cosa di conferenza, certamente. dicendo non è che possiamo proprio parlare con tutti, però ecco, insomma. Allora, i punti di divergenza ci sono indubbiamente, però sicuramente la battaglia per il riscatto della sovranità monetaria, che è un pilastro dello Stato, può e a mio avviso deve accomunare tutti coloro che convergono su questa battaglia. Una precisazione: non ripetiamo l'errore di mettere al centro la moneta. La finanziaria, questa dittatura europea, l'Europa delle banche e dei burocrati, ha fallito nel momento in cui ha messo al centro la moneta anziché la persona. Noi dobbiamo promuovere un riscatto mettendo al centro la persona, mettendo al centro la famiglia, mettendo al centro la comunità locale, i valori, le regole, il bene comune. Perché se diversamente noi rimettessimo al centro la moneta e concepissimo un approccio monetaristico, finiremmo per
rimanere avviluppati in una logica dove l'euro verrebbe sostituito da un'altra valuta, ma mantenendo inalterata la logica, mantenendo inalterata, diciamo, chiamiamola pure la vita, che comunque penalizza la persona. Ecco, Magdi Allam, io le chiedo di, sulla base di queste riflessioni che lei ha fatto, aggiungo le mie, che ho rilevato nella 2 giorni in cui ho visitato il Parlamento europeo. Perché quello che lei sta dicendo è da me personalmente condiviso: rimettere l'uomo, rimettere le comunità al centro della vita politica e non le banche o le istituzioni finanziarie che nessuno ha eletto. Ecco, il primo impatto nel visitare il Parlamento europeo è stato proprio questo, ossia un luogo asettico, pulito, ordinato, ma asettico, un luogo estraneo a più di 3.000 anni di civiltà europea, estraneo all'arte europea, estraneo alla storia europea, estraneo a tutti questi contesti. Cioè, mi è sembrato di vivere in un posto fuori dal mondo e fuori dal tempo, e soprattutto diametralmente opposto a ciò che in realtà l'Europa ha dato al mondo intero. È stata una mia sensazione, o lei che frequenta bene questo posto da molto più tempo di medico, prova le stesse impressioni? Roberto, sì. Hai colto proprio l'essenza del male profondo dell'Europa. Ecco, tant'è, le aggiungo che un'ultima cosa, che ho proprio pensato a questo contesto identificandolo con l'azione dell'Unione Europea, che non è un'azione politica, perché non è ordinata a tendere verso un fine, ma tende verso il nulla, diciamo così, perché quello è il nulla. E quindi l'idea è perché prosegue con una sorta di amministrazione esasperata, che non è un'azione politica. Ecco, quindi perché si fa così? Perché va così, secondo lei? Quando iniziai il mio mandato da parlamentare europeo nel 2009, ci viene richiesto di registrare una breve testimonianza che resta documentata in una struttura che si chiama il Parlamentarium, dove c'è l'elenco di tutti i membri del Parlamento europeo e c'è appunto la registrazione di un loro messaggio. Ebbene, nel 2009, e non ero, diciamo, in alcun modo esperto di attività parlamentare, è la mia prima esperienza politica, per 35 anni ho fatto il giornalista. Esatto. Ebbene, dissi che la missione da promuovere in Europa è quella di dare un'anima all'Europa, perché avevo subito percepito che questa è un'Europa senza anima, senza identità, senza valori, con una civiltà che viene percepita come un processo, ma dove noi non abbiamo certezze. E a simboleggiare questa incertezza è la struttura della sede del Parlamento europeo a Strasburgo, e vi invito a vederla, lo potete fare anche tramite internet. Ha una struttura circolare a forma di torre, e nella parte alta, ad un certo punto, la cornice si interrompe e si il vuoto. Secondo l'architetto che l'ha costruita, questa torre mancante sta a simboleggiare il fatto che l'Unione Europea sa da dove inizia, ma non sa dove arriva. Viene percepita come un processo dove non vi è la certezza del divenire. Ecco. È proprio questa incertezza il problema vero di un'Europa che oggi ha 28 paesi membri, potrebbe averne altri, tra questi altri c'è ad esempio la Turchia, che è in attesa di entrare nell'Unione Europea, ma che stravolgerebbe definitivamente quelli che sono i connotati identitari, valoriali dell'Europa cristiana, così come storicamente è stata. La stessa parola europei per la prima volta viene pronunciata a Poitiers nel momento
gli abitanti della sponda settentrionale del Mediterraneo, quando il Mediterraneo per 7 secoli era tutto cristiano, e che si ritrovano ad un certo punto ad essere invasi dalle popolazioni islamizzate del sud e dell'est del Mediterraneo, concepiscono il loro essere cristiani come europei. Quindi la parola europei nasce come un tutt'uno con l'essere cristiani. Noi questo non lo sappiamo più, e non solo non lo sappiamo più, ma vogliamo eliminarlo, ci vergogniamo delle nostre radici. Questo è il male profondo dell'Europa. Ecco, con queste sue riflessioni mi ricollego anche a un altro argomento che abbiamo discusso all'Europarlamento, ossia questo non nascere per caso di questo tipo di Europa, e che sembrerebbe andare verso un'omologazione di tipo liberista con la possibile, probabile approvazione di questo accordo di libero scambio tra le due sponde dell'Atlantico, se ne stanno occupando i due presidenti, che forse questo progetto sia, euro compreso, parte di questa grande omologazione a livello di mercato per renderci tutti consumatori e tagliare i ponti con le nostre radici. Magdi Allam, che cosa ne pensa? Roberto, allora l'Europa ha un tallone d'Achille che possiamo indicare in 3 numeri. I 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea sono pari al 7% della popolazione mondiale, produce il 25% della ricchezza mondiale, ma si accolla il costo del 50% del welfare, cioè della spesa sociale del mondo. In questi numeri noi cogliamo la necessità di una riforma strutturale. Quindi o l'Europa cresce in termini demografici, ma è un'impresa ardua perché l'Unione Europea ha il più basso tasso di natalità al mondo, o cresce sul piano della ricchezza, ma in questo si deve scontrare con una concorrenza iniqua da parte della Cina e di altre realtà mondiali, oppure deve abbattere drasticamente i costi della spesa sociale. Per realizzare questo obiettivo si sta promuovendo una strategia che favorisce il meticciato non solo in ambito culturale, ma anche in ambito strettamente antropologico. Quindi l'apertura incondizionata delle frontiere affinché possano entrare in Europa di tutto e di più serve a far sì che la popolazione perda i suoi connotati originari, perda la sua identità, perda la certezza di chi siamo, e al tempo stesso si opera in un contesto di euromondialismo sul piano finanziario e mondiale, scusate, ed economico, per avere come prospettiva un governo mondiale assoggettato ai poteri forti imprenditoriali e finanziari. Questo è il disegno che oggi l'eurocrazia, coloro che hanno voluto l'euro non come moneta unica, perché non funziona, ma come sistema di potere, spogliando la sovranità monetaria, ma anche legislativa, anche giudiziaria, anche nazionale degli stati, stanno promuovendo per far sì che gli europei diventino sempre più una realtà meticcia, e dove diventa nella perdita della nostra identità diventa più facile ridurci, assoggettarci in quanto individui, strumenti della produzione e del consumo della materialità, ma che vengono spogliati di quelli che oggi noi consideriamo diritti inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà. È stato davvero chiarissimo, Magdi Allam, su questi punti. Io la ringrazio per essere arrivato a tirare queste conclusioni. Quindi prima di chiudere, però, ancora un paio di domande, perché anche
di stretta dualità che sembrano collegati tra loro. Ha sentito di questa notizia dell'esagerato numero di intercettazioni mondiali, quotidiane, da parte dell'NSA americana sui nostri telefoni? Ecco, che cosa dobbiamo, lei è comunque nelle istituzioni europee, che cosa ci può dire, che cosa dobbiamo temere da questi numeri e da queste notizie? Non si può proprio fare nulla, non si scappa davanti al grande fratello mondialista. È uno degli aspetti aberranti di un mondialismo dove la volontà di governare in modo autoritario e centralistico comporta il dover controllare tutti e tutto, e dove pertanto la dittatura finanziaria si sposa con la dittatura informatica e converge in un sistema di potere autoritario. Noi stiamo perdendo del tutto non solo la nostra libertà, ma anche la democrazia. Sono delle conferme forti che ci devono far riflettere sicuramente, ma anche far decidere promuovere un'alternativa che garantisca a ciascuno di noi la possibilità di salvaguardare se stesso, la propria specificità, la propria civiltà. E l'Italia è una realtà dove questa specificità è palese. Se consideriamo l'ambito finanziario ed economico, il 95% imprese sono microimprese in Italia. Se consideriamo la distribuzione della popolazione italiana, parte degli italiani vive in piccoli comuni al di sotto di 5.000 abitanti. Ecco, riscattiamo la nostra sovranità, che significa anche promuovere un modello diverso, non il mondialismo, non questo europeismo che significa essere assoggettati dall'eurocrazia, ma il localismo. Riscopriamo quella possibilità di essere pienamente noi stessi tra persone che scegliamo, uomini e donne libere con cui si condivide insieme un progetto di vita. L'ultima domanda, che poi è anche strettamente legata alle evoluzioni di non politica europea. Avrà letto dai giornali e avrà sentito sicuramente di questa improvvisa bocciatura del sistema elettorale italiano, cosiddetto Porcellum. Qualcuno dice: la bocciatura del sistema permetterà di non tornare al voto al voto politico in brevi tempi. Quindi il governo Letta, che insomma per molti è l'espressione dell'eurocrazia, la continuità con il governo Monti, grazie anche a questo effetto potrebbe continuare ad amministrare, a regnare conto terzi, conto troica. Che cosa ne pensa di questa vicenda? Sta in questi termini la bocciatura della Corte Costituzionale italiana di questa legge, oppure c'è dell'altro? Ma a me io direi il contrario, perché la bocciatura della legge elettorale significa che è illegittimo questo Parlamento, che sono illegittimi gli atti commessi di questo Parlamento, tra cui anche la rielezione di Giorgio Napolitano. Le aggiungo che una cosa, potrebbe essere illegittima anche la nomina di certi giudici costituzionali, perché sono di nomina parlamentare. Esatto. Teniamo presente che con questa legge si sono formati tre Parlamenti in Italia, nel 2006, nel 2008, nel 2013. Esatto. Non vedo come il governo Letta potrà continuare a governare o a rappresentare l'Italia nel semestre italiano a partire da luglio del 2014 con un Parlamento delegittimato. A me sembra che invece si renda necessaria una nuova tornata elettorale, ovviamente con una nuova legge elettorale, e personalmente sono favorevole a due cose: al sistema elettorale che funziona per l'elezione dei sindaci, dove c'è il voto di preferenza
a partire da quello del candidato sindaco, il candidato che vince ha il 60% dei seggi del Consiglio comunale, e dove pertanto quindi il potere esecutivo, chi incarna il potere legislativo è direttamente legittimato dal popolo, ma sono anche favorevole ad una repubblica presidenziale dove il potere esecutivo resta nelle mani del capo dello Stato, e avremo quindi una semplificazione, così come negli Stati Uniti d'America, avremo una semplificazione del processo esecutivo che poi Roberto è sì. quello che è già oggi con Giorgio Napolitano. Oggi Giorgio Napolitano nei fatti, è il vero potere esecutivo, il vero capo del governo. È vero. Solo che Giorgio Napolitano non è stato eletto dagli italiani, sta usurpando di un potere che non gli compete dopo aver stravolto la Costituzione. Allora facciamo in modo che il potere esecutivo si incarni nel Presidente della Repubblica, ma a condizione che venga eletto direttamente dai cittadini e con un Parlamento che sia però un Parlamento veramente rappresentativo degli italiani, quindi con il voto di preferenza, con il vincolo di mandato, dove ciascun parlamentare fa riferimento non al leader che l'ha collocato nella lista, ma ai cittadini che l'hanno eletto, e dove lui deve essere assolutamente consapevole che se non ottempera al mandato, cioè alle promesse fatte in campagna elettorale, i cittadini non lo rivoteranno più. Esatto, quindi non potrà neanche permettersi di passare da uno schieramento all'altro. Questo deve essere l'attuale dettato costituzionale. Bene, allora, io la ringrazio di cuore per essere stato con noi. Spero che quella conferenza alla quale noi siamo venuti molto volentieri si proceda lungo un cammino su questa strada del ritorno a tutti questi paletti che lei ha fissato anche qui in questa intervista. E grazie davvero per essere stato con noi, Magdi Allam. Buon lavoro e a presto. Grazie Roberto, e grazie a tutti gli amici di Radio Padania. Grazie Magdi Cristiano Allam.